Questa sera qui nel campetto della parrocchia di Santa Maria Potenza, Note di Pace, un evento ovviamente in cui la musica si fa portatrice di valori per salvaguardare la pace e per una raccolta fondi. Allora, di cosa si tratta nello specifico? Allora, si tratta pensando a un modo per aiutare anche da lontano chi sta vivendo il dramma del genocidio nella striscia di Gaza. Abbiamo pensato, siamo venuti a conoscenza che c'è anche una piccolissima comunità cristiana. Allora, partendo da lì, dice come aiutarlo, abbiamo deciso di fare questa serata dove raccoglieremo proprio dei fondi per chi verrà, ci darà, speriamo che ci dia un contributo, il quale poi sarà dato al Patriarca di Gerusalemme, il quale poi provvederà a consegnarlo a chi di dovere per poter portare il nostro aiuto. Attraverso la partecipazione di tutti, libera e spontanea, dove ognuno di questi amici prima di tutto metterà in atto la propria arte a disposizione di chi verrà a trovarci e per il fine che Fra Antonio ha appena detto. La poesia in questo caso è il pianto disperato di tutti quei bambini che questi vigliaccamente ignorano. Non potevamo dire di no a questo evento che unisce sia la musica world e poi condividere il palco con questi favolosi artisti per noi è stato un piacere enorme. Portare l'ukulele che poi le percussioni che sono già di per sé un simbolo di pace è il minimo che si possa fare. È un piacere semplicemente portare il messaggio di speranza per quanto possa fare, per quanto nel nostro intimo possiamo comunicare. È un piacere condividere questo messaggio con dei grandi amici, con Fra Antonio e Vito che ci hanno invitato, a cui ringraziamo. Ed è un onore veramente partecipare con Danilo, con Carmine, Naro, Vito, insomma, con la speranza che il messaggio, insomma, venga recepito, più che altro venga presa qualche posizione in maniera determinante, già nel nostro piccolo.